Amici sportivi amanti delle grandi wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandita. Quest'oggi andiamo a risalutire un'altra richiesta che mi è stata fatta sotto un commento di un video. Qui siamo a Prime Time Wrestling, puntata del 14 settembre 1992, e qui vediamo l'ingresso di Kato dei Orient Express, e qui vediamo l'ingresso dell'Undertaker accompagnato come sempre da Paul Bearer. Come detto, puntate di Prime Time Wrestling del 14 settembre 1992. Siamo al Civic Center di Portland nel Maine, no, quindi non Maryland, ma Portland nel Maine. Questo match è stato registrato nella sessione di taping del 21 luglio del 1992, quindi due mesi prima. Parliamo delle sessioni di taping di Wrestling Challenge, e questo match è stato poi mandato in onda due mesi dopo, appunto, come detto prima, nella puntata di Prime Time Wrestling del 14 settembre dello stesso anno. Prime Time Wrestling, che era lo show di punta della WWF ai tempi, appunto era lo show che andava in onda su USA Network, e qui siamo qualche mese prima del debutto di Raw, perché Raw andrà, diciamo, a debuttare 3-4 mesi dopo, nel gennaio del 1993. Qui Undertaker fa il suo ingresso nel ring per affrontare, appunto, il membro degli Orient Express, Kato. L'arbitro non so chi sia, sinceramente, anche perché questi arbitri old school purtroppo non ne ho conoscenza, però adesso lui mantiene l'urna funeraria, l'urna con all'interno le ceneri magiche di Undertaker, che completa la sua spedizione, consegna tutto a Paul Bearer, e poi Undertaker guarda insistentemente l'urna funeraria, anche perché da quest'urna, come detto prima, lui prende quello che è il suo potere. E qui attenzione, arriva Kato da dietro. Orient Express, questa coppia appunto che c'era nei primi anni 90, che della WWF, che purtroppo ottenne poco e niente, oppure posso dire una scempiaggia, perché forse il duo degli Orient Express riuscì a conquistare i titoli di coppia, non ne sono sicuro. Però qui Kato sale sulla seconda corda, salvo poi venire chiuso, preso alla gola da Undertaker, che come sempre, guardate qui il volto di Undertaker quando è in trance, veramente un qualcosa di tremendo. Questa prima versione dell'Undertaker, qui siamo nel primo periodo della sua carriera, quindi un Undertaker veramente old school, che adesso fa quello che vuole con Kato all'interno del ring, poi si aggiusta i guanti grigi all'epoca ancora. Però Kato non è piccolo, assolutamente, comunque raggiunge quasi Undertaker a livello di altezza, però a livello di forza Kato, come potete vedere, è inferiore ad Undertaker. Qui tenta di abbattere il becchino, ma non ci riesce, appunto, preso dalla frustrazione, gli graffa l'occhio. Attenzione, risweep, rovesciato da Undertaker, ma anche colpo Taker. Kato tenta un hip toss, tenta di alzare Undertaker, ma Taker lo prende di nuovo per la gola e lo schianta per terra con la chokeslam. Qui attenzione, tenta addirittura di strozzare il povero Kato, però qui l'arbitro interviene, perché ovviamente non si può strozzare il proprio avversario. E adesso Undertaker prende Kato a risweep da parte all'altra del ring, inquadratura per Paul Bearer. E qui attenzione, Undertaker si è scocciato di Kato e vuole chiudere il match già dopo un paio di minuti. Tombstone Pile Driver da parte di Taker, che incrocia le braccia di Kato. Rest in peace. Vittoria per Undertaker, che ovviamente batte Kato in questa puntata di Prime Time Wrestling del 14 settembre del 1992. E qui ovviamente arriva Paul Bearer, che calma Undertaker, perché voleva ancora inferire su Kato.
però Paul Bearer riesce a calmare il becchino. E se queste immagini vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube.